La rivoluzione futurista riguarda anche la scelta dei temi che i pittori futuristi faranno. Saranno infatti dei temi nuovi, quelli che sono i temi calati nel progresso e nella modernità. Attingono sicuramente a due filoni, che sono modernità, appunto, e velocità. Il primo tema che essi trattano, in qualche maniera un tema nuovo, perlomeno trattato in modo nuovo, è la città. La città in tutte le sue manifestazioni, la città luccicante di pioggia, la città illuminata da quella che è la luce elettrica. Ricordiamo che i lampioni a gas sono stati sostituiti dalla luce elettrica, che è una magia in questo momento. Quindi le insegne luminose che rendono festosa la città. E poi tutto quello che è il movimento, il caos, che era quello che ai futuristi interessava. I tram che sfrecciano, l'automobile, la folla, il movimento, il vortice. Questo era quello che Umberto Boccioni mostra nei suoi quadri. Prendiamo ad esempio La città che sale. Nella città che sale, sullo sfondo ci sono i cantieri di una fabbrica in costruzione, il tram e le ciminiere, tutti quelli che sono i simboli del modernismo, della modernità, del progresso. Davanti, come tema quasi principale, un gruppo di cavalli imbizzarriti sta per essere fermato, perlomeno si tenta di fermarli, da un gruppo di uomini. Tutto questo è un vortice, è un caos. Lo spettatore al centro del quadro era quello che i futuristi volevano e proclamavano, e noi siamo immediatamente portati in questo vortice, lì dove il cavallo rappresenta per Boccioni, ma anche per altri futuristi, ricordiamo ad esempio Carrà, quello che è il simbolo del progresso, della forza, del dinamismo. L'altro tema del futurismo prediletto, era una vera e propria idolatria, era la macchina. Questa macchina che fa la sua prima comparsa nel 1895 a Torino, la città dove poi l'azienda automobilistica naturalmente si svilupperà, e questa macchina ha per i futuristi un fascino particolare. Nel manifesto del futurismo Marinetti scrive: è più bello della Nike di Samotracia, più bello perché addirittura il genere si discuteva ancora se fosse maschile o femminile. Ma quello che è interessante è che i futuristi non sono attratti dalla macchina come oggetto, cioè il design della macchina o l'aspetto della macchina, ma sono invece attratti da quella che è la forza, da quello che è il dinamismo che la macchina possiede, da quelle che sono le linee forza che rompono anche la rappresentazione visiva e che danno proprio quel senso di vigore che si ricercavano. L'altro tema è il corpo umano, ma il corpo umano non inteso in maniera tradizionale, con una visione frontale o statica, ma dinamica e multiforme. Essi proclamavano che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. Questa velocità di spostamento del corpo viene ad essere ottenuto, ad esempio nei dipinti di Balla, da quella che è una ripetizione del gesto, da una scansione. Quindi noi vedremo, non so, nel cane al guinzaglio, nelle mani del violinista, quello che è il movimento o delle zampe dell'animale o dalle mani del violinista, questo movimento ripetuto che ci dà proprio la scansione di questo movimento. Questo dinamismo, questa deformazione dell'immagine, noi la vedremo anche nella scultura, nella forme uniche della continuità dello spazio di Boccioni. Noi troviamo che questo personaggio, questa figura umana che sta avanzando faticosamente e che sicuramente è stata ispirata dalla Nike di Samotracia, che il colto Boccioni sicuramente conosceva, a differenza della Nike,
che ha non gli ambiti stravolti dal vento, dall'aria, ma quelli che sono i muscoli e i tendini, quindi con un'anatomia tradizionale completamente rinnegata.